Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite finalmente per andare a completare la parte 2 delle sfide dei giurati, quelle sfide che sostanzialmente ci portano avanti nella trama di Fortnite. Sì, ho già fatto la fase 1 di 4 della parte 2 nel video dell'altro giorno per errore, ma tranquilli, ho la registrazione quindi ci recuperiamo tutto e oggi andremo a completarle proprio tutte quante cercando di andare ad analizzare quello che sta accadendo. Io purtroppo mi sono già spoilerato un po' di robetta, i vari dialoghi me li sono già un po' spoilerati perché andandomi ad informare sui leak e notizie varie mi sono imbattuto in questi dialoghi e un po' li ho già ascoltati, quindi so già cosa aspettarmi, ma comunque li andremo ad analizzare insieme e provarli comunque sul campo è sempre tutta un'altra cosa. Prima di continuare il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto grande, tutto attaccato nei soggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzuoli, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni 2 settimane il codice scade e dovete reinserire. Grazie ve lo di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, anche perché usciranno tantissimi altri video sulla trama di Fortnite. Questa possiamo prenderla come una GG News di base e ovviamente andremo ad analizzare anche in futuro tutto quello che accadrà, mi raccomando. Lasciando un bel mi piace per supportare questa tipologia di video, andiamo a metter pronto e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Allora, diciamo che già in pre-lobby andiamo a vedere quella che è stata la prima fase. Sostanzialmente ci viene presentato questo Stellan, compagno di merende della temporale, che sostanzialmente gli ha dato una missione da fare, ovvero costruire un portale, una sorta di ponte verso una nuova realtà per salvarci tutti, per salvare tutti quanti. Questo Stellan ovviamente ci chiede una mano e ci dice che la chiave di tutto, lo ha visto nelle stelle, è quel minerale cinetico che è presente nella mappa sostanzialmente e dovrebbe essere quella sorta di materiale che vediamo principalmente all'astre lucide. Quindi diciamo che bene o male siamo rimasti così. Comunque avete letto tutti i dialoghi durante questa intro dell'intro, questa seconda intro del video, vi ho fatto vedere le immagini. Comunque, quel video era il video sull'arma mitica di Deku. Ho già fatto un video anche inerente a tutti i nuovi perks che hanno aggiunto. Ho fatto un video anche sul falco ricognitore. Ho fatto un video su tutto l'aggiornamento. Questo è quello conclusivo su appunto anche le missioni dei giurati. E vediamo un pochettino quello che succede. Tra l'altro, eccola qui. Ok, così possiamo andare avanti. Però ci sta a terra un po' troppa gente, ragazzi. Che dobbiamo fare? No? Ah sì, mi dice di interagire. Interagisci, ok. Ah no, però lo devo fare su tutte e tre le cose. Bravi ragazzi, non fate nulla. Perfetto. Dovrei aver fatto tutto. Quindi seconda fase fatta, adesso cerco di scappare, perché sennò ovviamente ci killano male. E non ci sono dialoghi in questa seconda fase. Ok, non ci sono stati dialoghi ragazzi. Ah, e tra l'altro devo continuare a fare la sfida lì, quindi dovrei tornare lì raga. Fatemi un attimino lootare e poi vedo un attimino quello che succede e poi ci riandiamo, c'era troppa gente. Ok, qui tra l'altro mi sa che c'è già stato qualcuno perché c'era dell'oro a terra. Ovviamente raga, ci sta venendo un sacco di gente, anche perché raga, questo video voi lo vedrete abbastanza tardi, ovvero domenica se tutto va come deve andare, ma io lo sto registrando già mercoledì, quindi il giorno stesso in cui è uscito tutto quanto. Però ho voluto dar spazio comunque a tutti i gameplay, a tutte le altre cose delle novità, insomma, per poi fare con più calma e più tranquillità appunto il video sulla trama, sulle sfide e quant'altro. Comunque ragazzi, io vi ricordo che la temporale, questo personaggio qui che stiamo utilizzando anche noi, nonché il boss della cittadella, dovrebbe essere uno snapshot di Geno. Lo snapshot vuol dire essere tipo una copia, cioè è una copia, perché quando si entra nel loop del punto zero si viene a creare una copia del personaggio tra virgolette, e quindi in questo caso ovviamente anche Geno ha diverse snapshot probabilmente, non lo so, comunque questo qui è il primo e ci viene presentato e potrebbe essere uno snapshot buono, cioè bisogna un attimino capire anche le sue intenzioni. Credo che già con queste missioni qualcosa si capisca. Comunque Geno ragazzi è il capo dell'ordine immaginario, nonché il nemico numero uno che abbiamo scontrato fino ad ora, anche grazie ai fumetti, perché molte parti di questa storia sta venendo spiegata anche nei fumetti. Sappiamo che poi i 7 hanno preso il controllo del punto zero, ma poi è successo quello che è successo con l'Araldo durante la scorsa stagione, dopo che appunto avevano sconfitto Geno. Il problema è che Geno, quando lo avevano sconfitto, aveva detto che tanto sarebbe tornato e che non era finita lì. E quindi dobbiamo un attimino capire se sarà questo il momento in cui già tornerà, oppure se questa parte di trama non c'entra nulla. Andiamolo a scoprire. Allora ecco, ci siamo tornati sul luogo del crimine. Non mi fa salire qui, ok, meno male, perché se no avrei dovuto fare tutto il giro e probabilmente era un casino. Ma qualcuno qui si sta curando. Oh, maledizione. Io raga, sinceramente me le vorrei fare in tranquillità ste missioni. Cioè me le vorrei fare abbastanza in tranquillità ste missioni, perché sennò poi
viene fuori in casino e non ci capisco niente manco io, eh. Allora, in no build preferisco questo. Il potere di Deku si prende perché è sbroccato, ma mi sa che mi tocca prendere pure il martello, almeno ci muoviamo un po' più rapidamente. Allora, vediamo un po' che dobbiamo fare. Allora, dobbiamo picconare qui i cavi rotti. Danneggia i dispositivi elettro... va bene. Guasti per ripararli. Danneggia per ripararli, va bene. Ok, quindi la fase 3 di 4 è stata fatta. Ancora qui dobbiamo stare, eh. Calibra le tecnologie di segnalazione, quindi interagisci. Ok. Il campione è sempre atemporale, eh? Ma non ti devono riguardare. Ok. Per ora. Se mi sarai d'aiuto, allora forse sarò più chiaro. Ok. Va bene, Stellan. Quindi in poche parole, ragazzi, questo varco è ciò che vuole di più al mondo il campione, ovvero la temporale. Noi lo stiamo aiutando e ci ha detto che se continueremo ad aiutarlo, sostanzialmente ci spiegherà che cosa vogliono fare. E quindi poi andremo avanti con la trama. Quindi, detto questo, la fase 1 di 4 di altre sfide. Entra in contatto con Stellan, guardiano della fenditura, ha un braciere olografico, credo sia la fine della parola. No, ologramma, braciere ologramma. Vabbè, andiamo in questo qui che forse è quello un po' più safe, non lo so ragazzi, ma proprio per questo motivo avevo preso il martello, quindi cerchiamo di muoverci abbastanza rapidamente. Tra l'altro ragazzi, io spero che non mi si bugga in alcun modo, il martello, perché il momento in cui sto registrando io è ancora stramega buggato. Non so se il momento in cui vedrete questo video sarà ancora stramega buggato, ma nel momento in cui sto registrando io purtroppo sì. Tra l'altro non mi sto neanche shieldando, cioè tipo non me ne sta fregando nulla, va bene. Ma io quando faccio le missioni sono così, ragazzi. Tra l'altro, vedi, parli del capitolo 3, dell'Araldo, quello che è successo prima, e finisci proprio sotto l'albero dell'Araldo. No, raga, qua stanno a sparare, però. Fermi tutti. Cambio di direzione, andiamo di là. Ah, scatti stellari stavolta lo prendo perché dovrebbe permetterci di andare un po' più veloce, credo. E spero che le altre missioni siano così rapide come queste qui che abbiamo appena fatto. Voi magari le avrete già fatte perché giustamente io sto video lo sto facendo uscire abbastanza tardi. Però spero che quel qualcosa in più sia l'analisi che stiamo dando al tutto. E poi comunque stiamo anche giocando, quindi magari vi guardate il gameplay. Allora, direi che è arrivato il momento di shieldarci. Allora, ecco, prendiamo queste nuove informazioni, questi nuovi comandi. Ok. Anche se con riluttanza. Ah, vabbè. Chiederti ancora aiuto. Ok. Porta quei sensori nei luoghi indicati sulla mappa e allineali alla posizione dell'isola nel cosmo. Ok. Quindi dobbiamo posizionare i sensori stellari e misuratori cosmici. Va bene. Quindi dobbiamo andare lì, proprio dove stanno sparando. E perché credo che stiano tutti lì proprio per continuare a fare questa missione? Vabbè. Madonna mia, ci sparano di brutto, eh. Madonna, qui hanno fatto un casino proprio perché credo stiano tutti a fare la missione. Quindi, interagisci. E va bene. Oh no, no, in questo caso scatti stellari sta diventando un po' una piaga. Interagisci. Vabbè, scatti stellari mio, quanto sei scomodo. 3 su 6. 4 su 6. Attenzione. 5 su 6. E là ci sta il sesto. Perfetto. Tra l'altro, ovviamente, questa è pure tutta esperienza, raga. Quindi tanta roba. Perfetto. Andiamo avanti, vediamo se ci parla. Oppure no, dobbiamo fare prima la prossima missione. Danneggia i sensori stellari nel giusto ordine per allinearli. Oh mio Dio, e come facciamo a capire il giusto ordine? Vabbè, mi stanno anche sparando con l'Excalibur. È inutile che stai là dietro, perfetto. Perfetto, amico mio. La prossima volta sarai più fortunato. Tra l'altro sta arrivando anche la tempesta e quindi non credo che farò in tempo. Ah, aspetta però. È questo il primo? No. Ah, ok, lui mi segnala quello che devo... Madonna mia, regà. Perfetto, sto cercando di farlo senza seguire tutorial o cose varie. Quindi uno, poi segnami la via, amico mio, segnami la via. Due, è questo qui. Tra l'altro la tempesta sta per togliere sempre di più. Poi quella completa, la luna completa. Eccolo qui. Perfetto. Non devo sbagliare neanche un colpo, regà, perché sennò mi sembra tocca ricominciare. La mezzaluna così, do sta. Eccola qua, è questa qui. Tra l'altro ho visto un medikit, regà, devo provare anche a farmelo. E il quinto, quindi è quell'altro, ma io per sicurezza controllo comunque. Ok, quindi è questo qui. Perfetto. Mentre ci dà la prossima missione, mi faccio il medikit e poi dobbiamo scappare di brutto. Interagisci con il misuratore cosmico. Okay? Ah, è sempre qui, quindi è sempre questo qua. Perfetto. In realtà mi sarei potuto fare il medikit adesso, ma va bene. Cioè, avrei prima potuto fare sta roba, ma ok. Grazie.
Ok. Ora ti confiderò un segreto che mai ho rivelato prima. Addirittura. C'è un essere, un uomo informe, ci osserva con intenti sinistri. Se non completiamo il parco, le conseguenze saranno terribili. Allora, sostanzialmente ci sta dicendo che c'è un cattivone, un villain. Poi ovviamente dobbiamo anche capire le intenzioni del campione temporale, di Stellan. Bisogna capire tutta una serie di dinamiche. Però lui sostanzialmente ci sta dicendo che ci sta quest'uomo sinistro che ha una forma non ben definita. E quindi qui che potrebbe, che possa essere il nulla. Cioè tutta quella storia che durante l'ultima stagione del capitolo 3 abbiamo visto anche con l'Araldo e tutte quelle missioni che ci portavano a fare delle cose un po' strane, un po' ambigue. O è quello, o magari è Geno. Geno una volta ci è stato mostrato durante l'evento finale, quello dove Fondazione e poi Genesi sono andati a cercarlo. Ci è stato fatto vedere un po' così, un po' particolare. Però ribadisco, la temporale dovrebbe essere proprio uno snapshot di Geno. Quindi o lo snapshot si sta ribellando a Geno, quindi alla forma vera, oppure abbiamo un nuovo personaggio, oppure è il nulla, quello che stava conversando appunto con le missioni che avevamo da fare nel capitolo 3 durante l'ultima stagione. Le missioni di Byte, per intenderci, ragazzi. Quindi potrebbe anche essere ricollegata a quello. Comunque, ragazzi, adesso sto finendo la partita andando in safe, ma non so cosa devo fare. No, raga, dobbiamo fare un'altra partita per quello. Quindi fatemi completare questa e poi completiamo il tutto. E mi sa che la completiamo adesso la sfida, ragazzi. C'è la partita. Oh mio Dio. E la Madonna. E la Madonna. Va bene, meglio così. Oh, come ho detto, dobbiamo completare la partita. Ah, ma è l'NPC. Madonna mia, raga, ogni volta che vedo queste cose penso sia sempre qualcuno che sta timmando. Va bene. Comunque, ovviamente, raga, voi nei commenti scrivetemi anche la vostra, scrivetemi altre vostre teorie. Mo, vediamo anche come va a finire con queste missioni. Adesso, comunque, dovremmo tornare a parlare con Amy e sono curioso di sapere come reagirà lei a queste nuove missioni, a queste nuove cose che stiamo facendo. Perché di fatto con lei eravamo rimasti e stavamo cercando sempre di far tornare i sette, lo scienziato e quant'altro. Qui invece sto vedendo che il focus si sta completamente spostando. Quindi adesso dovrebbe tecnicamente spiegarci qualcosina in più su ciò che è successo ai sette? Non lo so. Allora, qui sento molta meno gente. Mi sa che infatti non ci sta venendo nessuno, spero. Spero che poi anche le altre missioni siano abbastanza rapide, raga. Anche perché non mi va di fare un video di 7 ore. Allora, ecco il braciere, ragazzi. Completamente nel nulla. Spero di poter andare a lootare lì poi. Eh sì che mi sembrano sospetti, lo stavo a dire. Okay. Controllerò i suoi dati mentre tu raccogli delle prove per me. Vediamo questo varco astrale all'opera. Ok, quindi sostanzialmente adesso noi dobbiamo recuperare dei dati per Amy, che sta cercando di capire se questo campione, comunque tutta questa cosa che stiamo per adesso aiutando a fare, sia effettivamente una cosa buona o cattiva. Quindi per adesso dei sette non se ne sta parlando. E che cosa dobbiamo fare? Raccogli 3 oggetti utilizzabili come recipienti di prova, intelligenza artificiale, una singola partita. Oh my god! Qui potremmo iniziare a incontrare le prime difficoltà, ragazzi, eh? Bottino di bananita, raga! Vabbè, lo prendo giusto per sbloccarlo, ma purtroppo la mappa la lascio qui perché non ho letteralmente il tempo per andarla a prendere. Poi magari era di strada, però raga, mi voglio concentrare sulle missioni, quindi non voglio failare le missioni per andare dietro al bottino di bananita. Comunque, ecco qui il primo. È una conchiglia, è letteralmente una conchiglia. Ok, va bene, pinghiamoci il secondo che tra l'altro sta proprio a Piazza Incudine, madonna. Tra l'altro il tutto va fatto in una partita, quindi se tipo adesso io dovessi morire, rip. No raga, qualcun altro con la moto, non mi rompere le scatole per favore, bravo, vattene, vattene, vattene. E poi lo posso usare lo scudo? Sì che lo posso usare, perfetto. Ma ci ho fatto caso solo io che le moto non consumano così tanta benzina? Oh no, raga, ma c'è un botto di gente però. Io spero me lo faccia prendere al volo mentre sono sulla moto. Sulla moto, scusami, rana. E poi tra l'altro volevo anche provare a evitarla, ma non ce l'ho fatta. Va bene. Ah, me la fa prendere sulla moto? Ti prego. Vabbè, scendo al volo. Perfetto. Mi devo pingare l'ultimo. Ah, sta la casetta di Babbo Natale. Speriamo riesco a passare qui. Stavano sparando, ragazzi, ma... devo cercare di resistere, devo cercare di andare.
Che questa potrebbe essere appunto una missione rompiscatole, eh. Dai moto, non ti arrendere ora. Quello comunque mi doveva sparare per forza, eh. C'aveva 28.000 persone lì a Piazza Incudine, si la doveva prendere per forza con me. Qui facciamo il salto della vita, almeno andiamo ancora più veloci. Spero non ci sia nessuno qui dentro, perché sennò impazzisco, eh. Impazzisco, che è dentro o fuori? No, è dentro. Oddio, ma che è un pupazzo? Ma come è un pupazzo? Vabbè. Ok. Penso stia parlando per se stessa. Quindi praticamente, ragazzi, dai dati di Amy, a quanto pare Stellan è capace di viaggiare nelle realtà. E ovviamente questa cosa spaventa Amy stessa, ma ovviamente spaventerebbe un attimino anche me. Dobbiamo entrare in contatto nuovamente con lei, quindi direi di andare qui, che ovviamente è più vicino. Direi di riprendere anche la moto. Se riesco, regà, me la porto la moto. Dove l'ho lasciata? De qua, mi sa. Sì. Allora, eccolo qui, siamo arrivati. Let's go, andiamo. Lo vuoi testare? Allora, in realtà non so come abbia fatto Amy a raggiungere tutte queste informazioni su Stellan. Cioè, sostanzialmente, con solo quelle cose che gli abbiamo procurato, lei è stata in grado di impostare delle cose per fare dei test con tutte le informazioni che aveva Stellan. Quindi in qualche modo è riuscita ad ottenere queste informazioni. Ok. Il frammento di Amy sinceramente va un attimino capito. Ora vediamo se continua a parlare. Ma sta parlando di cavie, di cavia. Ok. Perfetto. A bastione dobbiamo andare. Madonna, quello, regà, mi ha distrutto. Cioè, quello è una mira davvero pazzesca. Allora, prendiamoci una macchina a sto punto. Anche se mi dovrei curare, ma mi sembra di non aver cure. C'ho il medikit, però ci faccio. Ok, qua ci sono anche degli scildini. Aspettate, regà, che dovrei salvare la macchina dall'acqua. Però va bene, per adesso sta rimanendo così. No, ok, perfetto, l'abbiamo persa. No, ok, va bene. Ah, è solo uno lo scildino però, raga. Vabbè, mi porto il flopper. Ah, il tracannoniere, raga. Perfetto. Ragazzi, mi servirà. Ah, non ho ben capito quello che dobbiamo fare, eh. Come non ho ben capito quello che ha detto il frammento di Amy. Parlato di cavie, come se tipo quello che dovremmo per andare a fare ha bisogno di cavie. Però non ho capito perché ha creato un suo frammento, Amy. Tra l'altro è anche abbastanza ambigua come cosa, eh. Vabbè, magari queste cose poi ci verranno spiegate meglio più avanti. O magari mi sto già perdendo qualcosina io. E vabbè, la macchina si impiccia qui. Mi sa che era meglio se mi fossi tenuto la moto, eh. Ah no, però qua sotto c'è l'aria, raga. C'è l'aria. Quindi prendiamo direttamente questa. Anche se però così ci stiamo allontanando, eh. Ah, raga, stiamo qua. Ah, ok. Va bene. Oh no, c'è qualcuno che sta arrivando. Fermi tutti. Ok, raccogli i recipienti prova di Amy e osserva i risultati. Raga, a me dispiace, ma io lo so che lui sta a fare missioni. Io non vorrei mai fare quello che ho fatto adesso. Però le sto a fare io le missioni, raga, mi dispiace. Allora, come faccio a raccogliere le mostre? No, raga, ma come le devo andare a raccogliere lontano? Tra l'altro ne sarei devo raccogliere tutte e tre. Oh, raga, io ci provo. Mi armo di medikit, di tutto quello che possa curarmi. E ci provo. Non credo di farcela in sta partita, però io nel dubbio ci provo. Tra l'altro, adesso che sono entrato in tempesta, mi tolgo anche l'ultima arma che avevo e mi prendo direttamente i frutti per andare anche più veloce. Quindi recuperiamo il primo. Let's go. Ok.
Oh mio Dio. Inquietantissima sta cosa, ragazzi. Inquietantissima, perché poi Amy dice che non si ricordava di aver installato appunto un qualcosa che le permettesse di rilevare le minacce. Cioè, come se appunto la cosa che stesse dicendo il frammento di Amy fosse una minaccia. E stava dicendo, stanno cambiando, stanno tutti cambiando. Ora, io vi dico, una delle teorie che ho sentito e di cui si sta parlando è che probabilmente Amy, il frammento di Amy, stia parlando dei sette, quindi come se stesse capendo quello che sta succedendo ai sette per il cromo, eccetera, perché comunque, raga, i sette sono rimasti ancora lì dove stanno, quindi chissà in realtà dove stanno, e però è un attimino va capita sta situazione. Mo speriamo che le prossime missioni spieghino meglio. Io per adesso le uniche cose che avevo sentito erano queste qui che vi ho detto. Comunque non credo di riuscire a prenderle tutte, raga, queste cose, non credo purtroppo. Cioè questa dovrei riuscire a prenderla, ma quella dopo no. Ah, tra l'altro sto qui proprio nella bocca della testa di Tana Strana. Stessa esistenza, un destino terribile, al di là di ogni immaginazione. Regà. Di cosa stai? No, non può essere. Regà, qui sta parlando o di Geno che si sta rigenerando dopo che appunto era stato ucciso, o dell'Araldo, paradossalmente, che si era, diciamo, si era pietrificato con l'albero, no? Lo abbiamo visto appunto nella mappa. E oppure di che cosa sta parlando? Ma la risata veramente malefica, raga, c'è qualcosa di veramente, veramente assurdo, ma fatta molto bene. No, assurdo, raga, veramente assurdo. Cioè, assurdo. Cioè, qua io ve l'ho detto, le cose stanno diventando sempre più interessanti, eh. Ora io qui tra l'altro posso farmi il medikit e le cose mentre vado in moto. Cioè sta cosa è sbroccata. Cioè non l'avevo mai provata sta cosa, raga, ma è sbroccata. Cioè io posso andare e nel frattempo mi sono fatto un medikit. Tra l'altro l'ho fatto anche troppo presto, magari dovevo aspettare, ma ero troppo curioso di provarlo con la moto. Quindi raga, ce la dovrei fare. No, non ce la faccio, ragazzi. Toglie 5 adesso. Toglie 5. Oh mio Dio. Dai, vi prego. Vi prego, so che ce la possiamo fare. So che ce la possiamo fare. Ma raga, no, la vedo difficile. La vedo molto complicata. No, c'ho il mal di tempesta. Raga, sapete che senza mal di tempesta forse ce l'avrei fatta? Raga, senza mal di tempesta ce l'avrei fatta probabilmente. No, però ancora non è partito. No, raga, non ce l'avrei fatta a prescindere, mi sa. Vediamo. Sì, no, eccolo, non ci credo. No, raga, non ci sarei arrivato. Non ho parole. Non ci credo, ragazzi. Ma lo sapete più che altro perché lo volevo fare adesso? Perché ho paura sempre del fatto che adesso con una nuova partita ci viene una marea di gente. Tra l'altro, raga, è pure super mega centrale alla mappa. Qua c'ho paura che veramente ci venga anche il mondo. Ok, no, non ci sta a venire nessuno. Però mo il problema è lootare un po' di armi se dobbiamo fare qualche altra missione. Ok, quindi sì, raga, stava parlando dei sette. Sostanzialmente stava parlando dei sette. Però a un certo punto stava parlando anche del fatto che qualcuno stava tornando in vita e si stava rigenerando. Quindi da capire. La situazione è un po' ambigua, però sappiamo che i sette sono in pericolo. Di sicuro lo scienziato, ma credo un po' tutti i sette, perché più o meno hanno fatto quasi tutti la stessa fine. E mi vuole salvare lo scienziato. E quindi a quanto pare è come se si volesse unire a Stellan per cercare di capire cosa fare con questo portale. Perché lei poi dice, aspettiamo che il portale sia pronto, e quando è pronto devo essere pronta ad intervenire. Madonna, raga, qua la situazione si fa stra mega interessante. Ovviamente poi fatemi sapere anche la vostra nei commenti, perché sono stra mega curioso di sapere cosa ne pensate. Ma soprattutto non vedo l'ora che arrivino le prossime parti delle missioni, raga. Quando arrivano? Tra 2 settimane. Dobbiamo aspettare altre 2 settimane. Quindi ecco, adesso dobbiamo capire se poi prossimamente dobbiamo continuare ad aiutare Stellan, oppure Amy ha intenzione di continuare a fare quelle cose che deve fare da sola. Perché magari Stellan non ha in mente di andare ad aiutare i sette e lo scienziato. O forse sì. Boh, anche questa cosa un po' va capita. Magari, ragazzi, nei prossimi giorni cercherò di approfondire il meglio tutto. Cercherò di racimolare le migliori teorie e ci faremo un video al riguardo. Noi intanto pensiamo a morire. Ma come non l'ho preso, dai?
Ma come non è... Vabbè, 28 di vita. Ma oggi è una sfiga incredibile nei fight. Dai, madonna. Madonna, ragazzi. Regà, che dire. Davvero complimenti ad Epic, perché questa volta sembrano davvero molto interessanti le missioni, eh. Io spero che questa volta facciano qualcosa di davvero figo e che spieghino tutto, perché l'hype c'è. L'hype sicuramente c'è. Fatemi capire con tanti bei mi piace se vorreste nei prossimi giorni anche dei video teoria, dei video ancora più approfonditi. Oggi ci siamo concentrati anche a fare le missioni, a capire un attimo cosa stesse accadendo. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi episodi. Vi ricordo soprattutto di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Per me è tutto, ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!